Amici del Corriere Romagna, buonasera, siamo qui al Misano World Circuit per la presentazione di un grande, grandissimo evento, l'arrivo della Formula E, la Formula 1 elettrica in Romagna. D'altronde il Misano ci sta regalando sempre eventi di assoluta importanza. Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica SPA, la proprietà dell'Ambaradana. Come è nata questa idea e poi in pochissimo tempo siete partiti? Assolutamente sì, e ti ringrazio per la domanda. E devo dire che le cose avvengono sempre per caso, e poi abbiamo un nostro ragazzo che ci aiuta nella gestione, è una figura eccellente che ha saputo poi cogliere l'occasione per il momento giusto e poi assieme all'interno del consiglio abbiamo dato l'ok per poter procedere. I tempi sono stati veloci sì, però diciamo siamo arrivati un po' lunghi e quindi siamo arrivati tra fine dicembre con la chiusura del contratto e la manifestazione sarà ad aprile e quindi questa cosa che giorni? 12 e 14 inizia il secondo fine settimana di aprile. E da questo punto di vista quindi abbiamo dovuto correre e tra le corse che abbiamo dovuto fare ci siamo anche inventati una serata che potesse permettere di matchare le esigenze della manifestazione della Formula E e quelle di un territorio che spesso e volentieri riesce a fare squadra e essere grande team, quindi dalla regione ai comuni a tutti i stakeholder del territorio, compresi diciamo gli amici che poi sono di Confindustria e tutte le associazioni che conosciamo del nostro territorio. Questo per continuare nella scia di poter creare sempre più un territorio vicino alle manifestazioni, sapendo che ogni manifestazione poi gioco forza porta, no, una serie di interessi che siano sia economici che poi anche molto importanti per quello che significa la ricaduta, no, all'interno di un territorio. Una grande ricaduta, un grande appuntamento. Quali saranno le cose da fare per preparare il tracciato a queste nuove vetture dopo la MotoGP, dopo la Moto E, dopo il Ducati World Week, l'Aprilia, adesso arriva anche l'auto elettrica super. Cosa dovrete fare per accoglierla nel modo migliore? Allora, la capacità del territorio, come ha detto il Presidente, è stata fondamentale per la candidatura e per vincere questa candidatura. Quello che riguarda invece l'infrastruttura, gli investimenti fatti in questi anni, la trasformazione del circuito in un grande parco del motorsport e quella polifunzionalità che è una vocazione naturale fatta fin dai padri fondatori, perché già negli anni 70 c'era un'idea di una struttura polifunzionale, ha permesso attraverso due interventi nel tracciato di rendere la pista di maggiore capacità attrattiva e sia funzionale che sportiva per Formula E. Sappiamo che Formula E ha necessità di circa un 20-30% di ricarica da sistema frenante e attraverso questi due tagli che portano insomma la pista dai 4.226 metri ai 3.382 con due interventi, uno è quello che era un po' sopra l'ex Bruttapela per chi insomma è esperto del nostro circuito, del nostro ambiente, e una chicane nella cuspide del curvone veloce hanno permesso di facilitare questo processo anche di scelta e quindi insomma la parte sportiva dal punto di vista tecnologico l'abbiamo sistemata, ma riteniamo anche dal sentiment dei team e dei piloti che anche dal punto di vista di spettacolarità della gara dovrebbe essere altrettanto performante, quindi ci auguriamo un grande spettacolo. Allora da appassionato vi ringrazio per questa grande opportunità di vedere sempre manifestazioni sportive di altissimo livello a pochi passi da casa nostra. Vi saluto e saluto tutti i nostri amici, grazie tante. Grazie, ciao.